Un cordiale saluto da parte di Massimo Marianella e Roberto Donadoni che mi accompagnerà per questa telecronaca, quindi amichevole di lusso al Philips Stadion di Eindhoven fra l'Olanda e la Polonia. Un'Olanda che si è rinnovata con il passato, di fatto, ha richiamato i giocatori che l'hanno fatta grande in questi ultimi anni, ovvero sia Kieft, aveva richiamato anche Fanenburg, però si è infortunato negli allenamenti di rifinitura, quindi non ci sarà spazio per il fantasista del PSV Eindhoven. Ritorna però in formazione, almeno nella formazione annunciata, Barry van Aerle, altro difensore del PSV, e direi che è un po' un festival dei giocatori del PSV per questa partita. È stato scelto quasi il blocco del PSV preferendolo a quello dell'Ajax, forse anche per ragioni un po' di cassetta, visto che si gioca a questo match ad Eindhoven. Contro l'Olanda c'è una Polonia che sta attraversando un momento a dir poco difficile, una Polonia che ha perso addirittura 5-1 in amichevole in casa contro la Francia, una Polonia che ormai ha pochissime speranze di andare a Svezia 92 per le finali degli europei e nello stesso giro, lo ricordo, dell'Eire, dell'Inghilterra e della Turchia. Il pubblico ha risposto come si attendeva Rinus Michels, come si attendeva la federazione olandese per questo match, che è l'ultimo di rifinitura. Qui vediamo Ruud Gullit inquadrato, Gullit che sarà capitano della sua formazione, un'Olanda che ha preso più che seriamente questo impegno amichevole, è tornato, come avete visto, dalla Spagna anche Ronald Rambo Koeman, è un'Olanda che deve mettere a punto veramente le ultime verifiche, gli ultimi schemi prima della partitissima contro il Portogallo che definirà la qualificata per Svezia 92. Roberto, abbiamo visto però anche un volto particolarmente noto, è un rientro molto atteso il suo, quello di Frank Rijkaard, che aveva detto no alla nazionale, aveva rinunciato alla maglia prestigiosissima arancione, ci ha rinunciato volentieri, direi, e più che volentieri gli sportivi olandesi, soprattutto il tecnico Rinus Michels, lo hanno riabbracciato questa sera da Eindhoven. Sì, evidentemente Frankie dopo i mondiali così è passato un momento difficile, probabilmente l'ambiente non era dei migliori, lui ha pensato di uscire dalla nazionale, di smetterla, ora evidentemente si è ricreato un ambiente che a lui piace e quindi ha deciso di ritornare, questo è sicuramente un rientro importante. Oggi ci sarà purtroppo l'assenza di Marco van Basten infortunato, quindi dal primo minuto Wim Kieft. Kieft che in nazionale ha sempre disputato ottime partite e soprattutto ha segnato dei gol importanti. Abbiamo spesso ricordato quelli segnati agli europei, soprattutto quello all'Eire, che di fatto è valso poi il biglietto per le semifinali alla nazionale di Michels, e anche un gol importante nella qualificazione di Italia 90 contro la Finlandia. Qui intanto stiamo vedendo una panoramica della formazione polacca, dicevo, una squadra senza troppe ambizioni, quella del tecnico Strzelał, e comunque ha richiamato anche il 49enne selezionatore polacco, i giocatori che vengono dall'estero, di fatto un po' tutti i giocatori polacchi militano in formazioni straniere, quindi sarà l'occasione di vedere per esempio il velocissimo Ziober o l'attaccante dell'Osasuna Urban e il centravanti dell'Hamburgo Furtok. Qui intanto andremo a scoprire, mi auguro, quanto prima con la panoramica, quella che è la formazione olandese, io vi ricordo quella annunciata, intanto vediamo Van Brocklen, Kieft, c'è Danny Blind, anche Vichke, e questo non ha bisogno di presentazione, naturalmente Frank Rijkaard, Barry van Aerle, Dennis Bergkamp, Wouters, il grande motorino del centrocampo, poi Koeman e Ruud Gullit. È un'Olanda che si ripresenta nuovamente con delle ambizioni dopo il passo falso di Italia 90, un'Olanda che ha delle chance, direi, per questo Europeo 92. Qui intanto vediamo la grande mente, un po' il grande santone della storia del calcio olandese come Rinus Michels. Sicuramente l'Olanda è una squadra che vuole fare bene e ha anche il materiale e le possibilità per fare bene. Io auguro ai miei compagni di squadra di poter arrivare a queste qualificazioni, di disputare un europeo sicuramente all'altezza, così come sono convinto che lo faranno. Qui intanto vediamo la formazione olandese, che è un po' quella annunciata: Van Brocklen, Brind, Van Aerle, Koeman, Wouters, Vichke, Rijkaard, Bergkamp, Kieft, Gullit e Oistra che è la guizzante ala dei Glasgow Rangers. Per la terna arbitrale belga, l'arbitro è il signor Constantin. Qui ci daranno anche la formazione polacca con Bako, Kubicki, Sepski, Wdowczyk che gioca in Scozia con il Celtic, poi Sosinski, Tchaikovsky, Koseki, Narocchi, Furtok, Urban e Ziober. Qui ci hanno complicato un po' la vita questi polacchi, Roberto, sì. Diciamolo tranquillamente, sì. Per la telecronaca non ci hanno sicuramente aiutato. Comunque, per niente. Formazioni che sono confermate sia da una parte che dall'altra. Qui vedete l'arbitro Alfons Constantin,
della federazione belga. Il calcio olandese, Roberto, è un calcio che ha sempre un po' affascinato tutti, soprattutto negli anni 70 è stata la scuola dominante sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista spettacolare. Ti chiedo quanto nel tuo piccolo di ragazzo allora ha fatto sognare anche te. Ma sicuramente è stato un periodo quello che ha fatto sognare tanti ragazzi, ha fatto un pochettino storia quel calcio e tutti quanti ce lo ricordiamo, io me lo ricordo ancora molto bene. Ricordo soprattutto quando in mondiali l'Olanda giocò contro la Germania, era sicuramente la squadra favorita. Io addirittura ero piccolo, feci una scommessa con un amico sulla vittoria dell'Olanda, che poi per un piccolo disguido andò completamente inversa, cioè risultò che io scommisi sulla Germania e lui sull'Olanda, alla fine vinse io, ma era sicuramente l'Olanda la squadra. Un buon disguido però, mi sono vinto. Andò bene, però io puntavo sicuramente sull'Olanda. Bene, inquadrato Wim Kieft, di cui abbiamo parlato, ricordo Wim Kieft che ha giocato a lungo anche in Italia con il Pisa e con il Torino, 110 presenze per lui nel nostro campionato, sommando quella con le due maglie, sia quella del Pisa e quella del Torino, con 32 gol segnati, che nel nostro campionato, anche tu mi insegni, Roberto, non sono pochi. No, sicuramente è un giocatore importante, un giocatore che è risultato determinante spesso e volentieri, ha avuto anche dei guai fisici non indifferenti, è rientrato in perfette condizioni, quindi sicuramente anche stasera sarà importante per questa squadra. Allora, tutto è pronto, mi sembra, per il calcio d'avvio di questo match, c'è Bergkamp, accanto a lui Vichke. Si è parlato moltissimo di Vichke, questo giocatore è andato poi a un cambio di 6 miliardi nel file del Barcellona, un giocatore che però Cruyff ancora non ha utilizzato in campionato, però sicuramente avrà modo di farsi notare anche e soprattutto direi in questa partita. Parte subito l'Olanda e parte proprio Vichke, l'abbiamo citato, questa volta è stato fermato con un fallo da Kozeki, missione battuta velocemente dall'Olanda, verso Kieft, Budovsky che ha fatto una guardia di testa, poi Gullit, anticipato Ziober, però Gullit che però recupera, Rijkaard, peccato non avere in campo Van Basten, se no si era ricreato il trio milanista dopo tanti problemi che hanno avuto a livello fisico tutte e tre, più la decisione che facciamo cenno prima di Rijkaard, era la grande occasione di rivederli tutte e tre con la maglia arancione. Sì, purtroppo Marco ha subito questo infortunio domenica scorsa e mi auguro che almeno per domenica prossima possa essere con noi. E questa è la speranza non solo tua, l'augurio nostro, ma credo soprattutto la speranza di tutti i tifosi rossoneri. Ziober intanto prova ad andarsene sulla fascia, velocissimo attaccante del Montpellier, l'ha controllato Rijkaard, cercato lo scambio con Furtok, Ziober riesce a filtrare in aria il sinistro sul primo palo, ma c'era lì da attenderlo Van Brokkelen. Tu hai giocato tra l'altro in questo stadio, Roberto, con sì, mi sembra, sì, un bellissimo stadio, anche se non è molto grande, il terreno anche allora era in perfette condizioni, così come mi sembra in perfette condizioni stasera, e questo è di buon auspicio per vedere un buon match. Ci prova Van Aerle, la fascia sinistra, anche lui come detto richiamato in nazionale, lui però era stato fuori soltanto per problemi fisici, che lo avevano tenuto lontano anche dai campi di gioco con la maglia del PSV Eindhoven. Ecco Gullit che si è sistemato ancora largo sulla fascia destra, l'ha affrontato Vedovcic e sono riusciti a chiudere su Kieft. Sembra che abbia una guardia abbastanza spietata, sono spesso mantiene il raddoppio su di lui, quindi avrà vita dura. È un Gullit che però mi sembra ritornato molto tonico, dopo un periodo fin troppo lungo sfortunato mi sembra che sta ritornando, non dico al top, ma è sulla strada giusta. Ma Wood è fisicamente completamente recuperato, è chiaro che se può avere dei problemi è solo con la condizione che raggiungerà giocando, chiaramente. Ancora Ziober intanto per la Polonia, poi Kozeki, sul lungo Sepcik. Siamo quasi al terzo intanto del primo tempo, risultato naturalmente di 0-0 fra Olanda e Polonia. Ci prova Furtok, ma si trascina però il pallone oltre la linea di fondo. Che controllava Danny Blind, il grande mastino dell'Ajax, un giocatore molto determinato, a volte fin troppo. Intanto qui l'arbitro è andato a richiamare Jan Furtok, dicevo attaccante dell'Amburgo. Mi sembra che abbia protestato un pochettino su questa azione, quindi è stato ripreso subito dall'arbitro.
È un'amichevole questa di gran lusso, ma mi sembra anche da queste prime battute che ha tutte le caratteristiche della partita vera, soprattutto a livello psicologico per quanto riguarda l'Olanda. E chiaramente nessuno ci sta a perdere, quindi vogliono tutti far bella figura. Chiaramente anche per l'Olanda non è una partita facile, perché se, come si è detto prima, la Polonia non è una squadra che ha ottenuto grossi risultati, però sono squadre che danno sempre comunque fastidio. Tanto troppo in profondità il tocco a favore di Gullit, e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo di Bacco. E Sosinski si è calciato lontano. Poi Rijkaard, strattonato in maniera più troppo vistosa da Urban. Urban si è sistemato in una zona del campo a lui non usuale. Nell'Osasuna gioca molto più spostato in avanti, soprattutto dopo la cessione di Siganda, ma è punta unica nella squadra di Pamplona. Qui sta giocando un po' più arretrato rispetto a quella che è, per esempio, la posizione di Furtok. Kuman. Ricordo che l'Olanda, tra l'altro, in panchina a disposizione di Michels, oltre al secondo portiere Hille, Folks, De Boer, Winter e Ellerman, altro giocatore del PSV. Gioco che poggia molto su Capitan Gullit. Rijkaard. Poi Wouters. Un gioco di sponda, Kieft, ha provato la gran botta proprio Frank Rijkaard. Polonia mi sembra disposta molto bene in difesa, quindi sono praticamente tutti nella loro metà campo, trovare spazio è difficile, e provarci dalla lunga distanza potrebbe essere una soluzione. Frank è dotato, credo, di un grosso calcio, per cui ha fatto benissimo a provarci. Preparando le note della partita, le classiche note che poi ci aiutano nelle telecronache, ho cercato di riassumere quanto ha vinto nella carriera Frank Rijkaard. Mi sono trovato di fronte a un palmarès impressionante, ha vinto 3 volte il campionato. Attenzione intanto all'Olanda che spinge ancora in avanti, il cross è sul secondo palo, troppo lungo per tutti, però non è riuscito Oistra a controllare. Bellissima azione in profondità, purtroppo nessuno ha chiuso sul secondo palo e è sfumata l'azione. Dicevo del palmarès di Rijkaard, che a livello personale con l'Ajax ha vinto 3 volte il campionato olandese, 3 volte la Coppa nazionale, una Coppa delle Coppe, il campionato d'Europa con l'Olanda nell'88, più tutto quello che ha vinto con il Milan. Direi che forse più ridecorato, sicuramente. Sono pochi giocatori che riescono a vincere quello che ha vinto lui. E per lui quella di oggi è la 45esima presenza nella nazionale olandese, dove ha segnato poco, direi, rispetto al numero di presenze, ha segnato soltanto 2 gol, ma questa sera è già andato vicino, se non altro ha tentato dalla distanza. 6 minuti e mezzo nel primo tempo al Philips Stadium di Eindhoven, intanto sempre 0-0 tra Olanda e Polonia. Van Aerle. Sempre dalla parte opposta Danny Blind. Lancio in profondità e su Kieft. Controllo volante in area, e quindi lo chiudono in 2. Bicchi riapre. Oistra punta con Bicchi. Lo sconto tutto britannico. Parte il cross, Bacco sfrutta tutto il suo 1,94 m. Per la presa alta, dicevo, uno sconto tutto britannico. Oistra gioca nel Glasgow Rangers, mentre Kubicki ormai da qualche settimana milita nell'Aston Villa. Si fa sentire anche il pubblico. Non ha molta fretta andare alla rimessa Darius Vdovcik. Queste sono partite difficili sicuramente da giocare. Solitamente bisogna riuscire a sbloccare il risultato per poi vedere così delle trame, magari velocità, e vedere un gioco che scorre maggiormente. Il resto loro sono molto chiusi in difesa, per cui, come dicevo prima, trovare spazio è difficilissimo. O si prova con dei calci da lunga distanza, altrimenti con un'iniziativa personale, però mancando magari un giocatore come Van Basten che può saltare l'avversario e quindi creare un'occasione pericolosa, stasera forse è un po' più difficile. Soprattutto manca una possibile alternativa di punta in caso di necessità, perché Kieft
era l'alter ego di Marco Van Basten, e di fatto poi in panchina, per quanto concerne il reparto offensivo, Michels ha a disposizione soltanto Ellerman, che però è un tornante, non è una punta fissa, quindi... Sì, mancando oltretutto anche il fantasista loro, che si è fatto male, come dicevi prima, Fahnenburg, questa sicuramente una mancanza che si sente e si nota ancora di più. Attenzione a Gullit, però, costretto a riallargarsi. Tra l'altro oggi manca anche la colonna dell'Ajax, Van Schip, l'uomo che poi macinava chilometri sulla fascia destra, che poteva mettere al centro e cross decisamente invitante. C'è del palo interessante, soprattutto per la testa di Schip. Tra le assenze anche quella di Bosman, che però non è un'assenza forzata, ormai è una scelta. Bosman che è un po' deluso, o quantomeno non ha confermato quanto di buono si diceva sul suo conto un paio di stagioni or sono. Sì, un giocatore che ha avuto sicuramente un paio d'anni fa dei momenti molto buoni, poi si è un pochettino perso. Comunque è un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità. E hanno cambiato ruolo di fatto, perché lui giocava con un 6 come gioca la Baquero adesso nel Barcellona, partendo dal centrocampo per inserirsi poi in attacco, l'hanno fatto diventare una punta fissa di ruolo, abbiamo un po' cambiato le dimensioni del campo, credo. Ma forse sì, però non lo ritengo un giocatore alla Baquero, sicuramente caratteristiche diverse, più un giocatore che gioca da tre quarti campo in avanti, mentre Baquero è abituato anche a tornare molto più indietro. Con calma la Polonia, con Kubicki, poi Gdowczyk, una bozza, neanche un pressing dell'Olanda. Passato il decimo minuto del primo tempo, risultato sempre di 0-0 tra Olanda e Polonia, Philips Stadion di Eindhoven. Ora Gullit che va a chiudere, lo fa in maniera troppo irruenta per l'arbitro, si tratta di calcio di punizione in favore dei polacchi. Battuto Sosinski per Ziober, carica il destro, cercato la conclusione da distanza. Sosinski, anche i polacchi hanno capito che gli spazi sono ristretti e quindi hanno già provato un paio di volte dalla lunga distanza. Manca un po' di ritmo, direi, in apertura. Ma sì, come dicevo prima, sono partite nelle quali è importante riuscire a sbloccare il risultato, magari poi si riesce anche a vedere la goleada, però fin quando il risultato rimane in parità sono partite così, magari neanche molto piacevoli da vedersi. Kubicki taglia il campo dalla parte opposta, trova Ziober, alle prese con Blind, c'è il fallo, il difensore dell'Ajax, ancora una punizione per i polacchi. La battuta Bedovcic, poi Urban che gioca di sponda, Sosinski. Ziober, pressato sempre in maniera decisa da Blind, che è uno che non guarda molto per il sottile, vedete, ha randellato prima Ziober, poi è passato un altro polacco, l'arbitro infatti lo richiama. Si cerca poco il gioco, forse sulle fasce, per cui diventa ancora più difficile, anziché allargarli, quindi creare poi maggiori spazi, si tende a giocare più il centro, per cui è ancora più difficile. Si lamenta un po' Ziober, il direttore di gara, per qualche colpo subito da Blind. Tanto si può finalmente battere questo calcio di punizione, distanza notevole, ma sembra che si rispettino le distanze sicuramente, in questo caso almeno. Almeno una volta. Quattro uomini in barriera per Van Brokkelen. In corsa lunghissima, sinistro, controllato da Van Brokkelen, ha provato proprio Gdowczyk. Ma un buon tiro, però la distanza era notevole, quindi per il portiere è stato abbastanza facile. Gdowczyk, specialista dei calci piazzati, ma non andatelo a raccontare ai tifosi del Celtic, perché hanno perso una coppa di Scozia per un rigore mancato dal polacco. Ecco che il nazionale continua a incaricarsi quantomeno dei calci di punizione. C'è anche l'accompagnamento musicale dagli spalti quando Vičke fa la rimessa. Van Aerle, Koeman,
Ancora Richard Bicke, punta Kubicki. Mette al centro Vedovsky, anticipato Bacco. E poi è Naurovski che allontana. Olanda che sembra decisamente padrona del campo. Non credo che ci sia un approccio psicologico decisamente diverso delle due squadre a questa gara. Intanto Rijkaard non può raggiungere il pallone. È stata una bella palla filtrante, peccato che è schizzata quando ha toccato terra, quindi è stato impossibile per Franchi raggiungere. Ricordo che Rijkaard. Onkyo è qualità musicale assoluta. Onkyo è musica vera. Dato il rinvio, Sepski, dicevo di Rijkaard, che in nazionale ha debuttato nel lontano 1981 contro la Svizzera a Zurigo. Allora c'era Rivers come selezionatore. È stato l'inizio di una brillantissima carriera. Ora Vedovsky. Gullit. Lo pressano in due, poi Ziober l'ha sgusciato via, ma l'arbitro, segnalazione del guardaline, dice che si tratta di rimessa in favore dei tulipani. Effettuata Blind. Appoggio per Van Aerle. Kift, sempre seguito da Sosinski come un'ombra. Altra situazione intanto anche con l'ausilio della grafica. 0-0 fra Olanda e Polonia, quando abbiamo da poco superato il quarto d'ora del primo tempo. Va via con eleganza Gullit e poi lo mettono giù. Si tocca la gamba destra, sembra nulla di grave per Rudd. Qui rivediamo lo scontro. C'è stato un tunnel. A Urban. Chiaramente l'avversario si è visto superato, quindi l'ha fermato il fallo. C'è Kuman che si incarica come d'abitudine dei calci piazzati, mentre l'arbitro è andato ad ammonire probabilmente per proteste, sicuramente per proteste. Ziober è già in precedenza protestato qualche istante fa e allora l'arbitro ha estratto per la prima volta il cartellino giallo. Avete pisa l'espressione di Bacco, e come dargli torto, Kuman è uno specialista. Anche se da questa posizione metterà sicuramente al centro. Infatti così è. Hanno provato a fare il fuorigioco, sì, i giocatori polacchi, ma non l'hanno detto a tutti. Tattica del fuorigioco che non era di comune accordo. E infatti un giocatore ha tenuto in gioco Gullit e altri due o tre olandesi. Peccato che Rudd abbia colpito male la palla. Bacchettata sulle mani a Rudd. Poteva essere sicuramente un gol questo, un'occasione molto, molto buona. Si resta quindi sullo 0-0. Con Olanda che comunque continua a premere. Controllo di Narocki e guadagna la rimessa laterale, la concessa Bergkamp. Dovrebbe essere un fallo, una punizione per il gioco pericoloso. Dennis Bergkamp, questo è un capitolo che apriremo tra qualche istante, giocatore olandese che vorrebbe venire, ha dichiarato anche recentemente sui giornali, a tutti i costi a giocare in Italia, si era interessato a lui il Torino nella scorsa stagione, almeno così Radio Mercato affermava. Un giocatore che ha segnato 7 gol in 4 partite di questo campionato con la maglia dell'Ajax, però direi, Roberto, qui puoi supportarmi, credo che bisogna usare dei pesi diversi per quanto concerne il valore dei gol negli altri campionati rispetto a quello italiano. Sì, sicuramente, in Olanda forse ancora di più fare gol da loro è più facile che da noi, però è comunque un giocatore che riesce a fare 7 gol, un giocatore che ha il fiuto. Un giocatore interessante che però qui ancora non ha dimostrato molto, direi che è abbastanza fuori dal gioco, almeno in questo avvio. Mette al centro il pallone Vdovsik e c'è calcio d'angolo. Proprio Gullit che ha liberato il primo corner dell'incontro in favore della Polonia. Cadio al 18° del primo tempo. E Ziober che va dalla bandierina.
L'arbitro ha ravvisato un'altra irregolarità e quindi punizione per l'Olanda. Fallo di ostruzione sul portiere. Rijker. Koeman. Si mette anche l'arbitro adesso. Ci riprova Urban, sempre su Ziober. Furtok va a sistemarsi al centro area. Mentre Tchaikovsky prova a manovrare, poi una trabotta dalla distanza. E Van Breukelen evita il calcio d'angolo, c'era stata una deviazione. Hans Van Breukelen, ragazzo molto simpatico, ma anche un portiere valido, è sicuramente uno dei portieri più forti al mondo, lo sta dimostrando in tutti questi ultimi anni, sicuramente di essere, tra l'altro, a dispetto anche di una serie di infortuni abbastanza gravi, l'ultimo dei quali sembrava dovesse toglierlo definitivamente dal calcio professionistico, tra l'altro un incidente stupido tra virgolette, cioè forse in una partita di calcetto. Sì, come tutti gli incidenti più seri sono quelli che accadono in maniera stupida. È andato di mezzo il ginocchio, fortunatamente si è rimesso. Lo scontro con Gaudino dello Stoccarda, che ha rischiato di appendere i guanti al chiodo, poi però è tornato più in forma di prima. Anche se poi ci aveva provato anche da solo a farsi male, è caduto con la moto, Van Breukelen, però lì fortunatamente nulla di grave, soltanto un paio di settimane fuori. Sosinski, si va al piccolo trotto per i polacchi. È una partita che si gioca molto a centrocampo, si vedono poche occasioni da gol, almeno fino a questo punto, abbastanza equilibrata come partita. Non c'è comunque quella velocità che Michels aveva annunciato alla vigilia. L'aveva tra l'altro confermato anche con l'impiego di Oistra in campo. Qui intanto c'è la prima conclusione seria di Bertrand, l'abbiamo quasi chiamata. Inevitabilmente, come si dice, poche occasioni, subito ne è arrivata una abbastanza buona. Tanto per smentirci. Bacco si è accartocciato sul pallone, eccolo qua, Dennis Bergkamp, giovanissimo dell'Ajax, uno dei vivai più fertili al mondo, quello dell'Ajax. Anche ai giorni nostri, senza andare a ripescare la grande Ajax, quella della prima era Michels. Intanto attenzione, Van Breukelen è costretto a uscire a valanga, una disattenzione di Van Aerle, per poco non ne approfitta Furtok. Sì, ha voluto appoggiare ancora la palla al centro anziché provarci lui a concludere. Infatti nessuno dei compagni probabilmente ci ha creduto e ha seguito l'azione. Ma tra l'altro c'era un Van Breukelen già abbastanza basso. Ha chiuso abbastanza bene lo specchio della porta, è stato difficile. Dolorante Sosinski. Piotr Sosinski, giocatore prodotto dal vivaio del Vizev Lodz, però milita adesso in Turchia con il Fenerbahce. Dicevo, come molti componenti di questo 11 scelto da Strelau per questa sera, militino all'estero. Il portiere Baco gioca nel Beşiktaş, poi abbiamo detto di Kubicki nell'Aston Villa, Pedovskin nel Celtic, Sosinski come detto nel Fenerbahce, poi addirittura Naurocki gioca in Austria nel Mödling, poi Galatasaray per Koseki, Hamburgo per il centravanti Furtok, Urban abbiamo detto che viene dall'Osasuna, il Montpellier, la squadra di Ziober, insomma un cocktail europeo. Sicuramente. Quanto è difficile poi ritrovare l'amalgama di squadra quando ci sono queste nazionali? Diventa una questione chiaramente di tempi, se queste squadre hanno la possibilità di stare un pochettino insieme allora si riesce a ricreare un gruppo abbastanza omogeneo, altrimenti... Ma in sostanza tu sei più per il blocco di una squadra o comunque per una nazionale mista? Ma dipende sempre dai giocatori che si hanno a disposizione. È chiaro che se c'è una squadra che garantisce un blocco discreto è un vantaggio poterlo avere, perché già ci sono certi automatismi e già si conoscono bene i giocatori. Attenzione al cross di Oistra, intanto, scusami Roberto, il colpo di testa di Kitt e termina di poco alto sulla traversa. Tutto questo al 23esimo del primo tempo. C'è stata ancora sicuramente una bellissima iniziativa sulla sinistra con un bel cross. È riuscito ad arrivare in anticipo Kip, però purtroppo ha messo la palla alta. Ecco, Vinky.